Reddito e pensione di cittadinanza. Cos'è? Il reddito di cittadinanza è un sostegno economico per contrastare la povertà. È finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. La misura prende il nome di pensione di cittadinanza quando tutti i componenti del nucleo familiare hanno un'età pari o superiore a 67 anni, oppure se convivono con persone in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza anche di età inferiore. A chi è rivolto? Il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari con i seguenti requisiti. Il richiedente deve essere cittadino italiano o di un paese dell'Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno, cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o titolare di protezione internazionale, residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Il nucleo familiare deve avere un ISEE in corso di validità inferiore a 9.360 euro, un patrimonio immobiliare in Italia e all'estero inferiore a 30.000 euro, esclusa la casa di abitazione, un patrimonio mobiliare, depositi, conti correnti, eccetera, inferiore a 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente, 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti, 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti. La soglia aumenta per le famiglie con tre o più figli o con componenti con disabilità. Un reddito familiare inferiore alla soglia annua di 6.000 euro per il reddito di cittadinanza e 7.560 euro per la pensione di cittadinanza. La soglia aumenta in base al numero dei componenti del nucleo familiare e nel caso in cui il nucleo risieda in abitazione in locazione. Nessun componente del nucleo deve essere intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli, motoveicoli superiori a una certa cilindrata e acquistati nei due anni precedenti, o navi e imbarcazioni. Il richiedente inoltre non deve essere sottoposto a misura cautelare personale e non deve essere stato condannato in via definitiva nei 10 anni precedenti per uno dei delitti indicati dalla legge. Come funziona? Il beneficio economico è dato dalla somma di una quota a integrazione del reddito familiare, quota A, una quota come contributo per l'affitto per il mutuo, quota B. Il beneficio è pagato sulla carta reddito di cittadinanza. È possibile effettuare prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo, effettuare un bonifico mensile per pagare la rata dell'affitto o la rata del mutuo, pagare tutte le utenze domestiche e acquistare beni di consumo e servizi necessari. Ai beneficiari è richiesta inoltre la sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, DID, resa dai componenti del nucleo familiare, del patto per il lavoro presso il centro per l'impiego, del patto per l'inclusione sociale. Sono esclusi da questi obblighi minorenni, beneficiari del reddito di cittadinanza pensionati, beneficiari della pensione di cittadinanza, soggetti di oltre 65 anni di età, soggetti con disabilità che comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi. Domanda. La domanda può essere presentata a partire dal sesto giorno di ciascun mese fino alla fine dello stesso presso Poste Italiane, in modalità telematica accedendo con SPID al portale
redditodicittadinanza.gov.it, presso i centri autorizzati di assistenza fiscale o i patronati. Il reddito di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato dopo la sospensione di un mese. Non è prevista alcuna sospensione nel caso della pensione di cittadinanza, che si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda. I beneficiari del reddito e della pensione di cittadinanza devono comunicare all'INPS, tramite il modello RDC-PDC esteso, qualunque variazione che incida sui requisiti dichiarati per l'accesso alla prestazione.